Ehi là ragazzi, ciao a tutti le nicchie, bentornati qua su Farming Simulator 19 nella mappa Coronella. Allora, a quanto pare di notte c'è buio, pesto anche dai suini, quindi dato che match trovo, perché non ci mettiamo una bella cosa? Ci mettiamo qualche paletto pure qua? Soprattutto qui per quanto riguarda questo. Perché comunque fa comodo poter vedere all'interno. Allora, questo è abbastanza illuminato, però quasi quasi ce ne metto uno qua che illumina qui. La mangiatoia, quasi quasi cerchiamo di illuminare pure a lei. Ok. Una bella lampadina la mettiamo pure qua che illumina un pochino. Qui poi non ne parliamo, c'è un buio assurdo. Ok. Metto giusto qualche luce qua e là. Almeno. Ok, quindi raga abbiamo un po' di illumination. Abbiamo un po' di illumination. Qua abbiamo sto bel sacchettino che già sono sorpreso. La mangiatoia, puliamo. A posto. Quindi vediamo un po' come stanno gli animal. Bene. Qui vabbè non ne parliamo. Benino, patate, benino. Avena, i cavalli hanno bisogno di avena, devo occuparmi dei cavalli, anche perché tra un po' li devo vendere. Tra un po' sti cavalli li dovrò vendere. Che c'ho di seminato io? Orzo, cacchio, a me l'avena mi serve. Dovrò seminare avena successivamente. Allora, comunque mi sa che qui conviene, raga, mettere gioco veloce perché non si vede niente. Ok, avanti. Ore 7. Ma che è sto rumore? Ore 7, un po' di luce, finalmente. Allora, ma io ricordo che sta mangiatoia non riuscivo a pulirla, no? Quella dei maiali l'abbiamo pulita, però. Stava a dire dove è finita la scopa? Ma perché sta mangiatoia non me la fa pulire? Allora, va bene, comunque, continuiamo con i lavori. Quindi mi servirà dell'avena. Dovrò seminare avena per forza di cose perché in pratica mi manca per i cavalli, quindi per intanto vediamo di scaricare l'orzo. Poi diamo un'occhiata al terreno 5 che dovrebbe andare bene per l'avena. Ci vuole l'aratura, va bene, allora cominciamo a darci cominciamo insomma a fare qualcosa. Allora, mandiamo l'operaio sul terreno 5, vai Tommaso. E non solo, raga, in pratica, dunque, qui la scopa funziona, io devo fare una cosa. Dato che non riesco a pulire la mangiatoia, mandiamo un attimo questo a casa, che magari però con la benna riesco a pulire la mangiatoia, è meglio di niente. Allora, vai Gabriele, portami a casa sto trattore. Io poi ragazzi ho aggiunto una mod che è uscita da poco e in pratica è quella mod, come dire, come lo spiego mo? Ecco, beh, non c'è bisogno che dico molto. In pratica, vi ricordate questo qui che non caricava niente? Bene, hanno fatto la versione che carica. Questa è la versione quella che prende tutto, però è manuale, più piccola. Oh, beh, io la compro. Vediamo se questa è un po' più utile in confronto ad un'altra. Vediamo se questa per dire torna più o meno. Ma penso di sì. Ma che figo però, dai. Accendi motore. Oh, in pratica. Beh, figo, dai. Ovviamente non è a carburante. Ma dov'è? Oh, come si gira sto coso? E non riesco a girarlo. Ok, c'è solo un piccolo problema. Ah, forse è meglio che. Ah, lo devo alzare qui per girare meglio, magari. Sì,
Sì, magari per girare è meglio azzare qui. Magari, ma a dire la verità, raga, non ne ho il controllo. Va un po' per i cavoli sua. Se devo essere sincero, non ho il controllo di sto coso. Cioè, non riesco a girare. Vedete che io giro, ma lui va un po' per i fatti sua. Come cavolo funziona sto coso? Suona clacson. E hanno fatto il clacson. Ok, allora questo non mi interessa. No, il problema è che non gira con facilità. Vediamo. Il problema di sto coso, raga, è che è difficilissimo da guidare. O meglio, posso dire che sto coso non si può guidare. Ma io dico, ma le mod così si fanno senza provarle? Cioè, ma sto tizio, guarda, non riesce, cioè, non riesco a fare niente. Cioè, va un po' per i fatti suoi. Vedete che io giro. Vedete che ho tutto girato, eppure, tipo io sto girando a destra, però lui va per i fatti suoi da quella parte. Come cavolo si usa sto coso? Cioè, finché vai dietro, bene o male, ma di girare, il problema è girare. Il problema è riuscire a girare, non si può. Un'altra mod meravigliosa. Peccato perché questa mod può prendere i pallet perché è più basso il pianale. Però il problema è che è inguidabile. Io tipo adesso voglio girare a sinistra, no, lui va a destra. Niente, sto coso è una schifezza. È una schifezza. È una schifezza. Restituiamolo. È ancora più schifoso di quell'elettrico. Almeno quell'elettrico funziona. Ma questo proprio. Allora, vendiamo e vendiamo perché tanto. Scarica un po'. A me ne arrivano 4 soldi. Ah, va, restituisci. Ah, dobbiamo anche finire una cosa, vero? C'ho ancora da finire qua, cavolo, mamma mia. E dobbiamo anche andare a raccogliere l'altra di paglia. Oh, è qui, sto a perdere un poco di tempo io, eh. Ok, allora, poi. Boh. Ah, è arrivato sto tizio. Quindi, generazione percosso su terreno un number single. Due giri di campo, primo punto, avvia percorso e cominciamo subito a lavorarlo sto terreno. Vai Andrea. Cominciamo subito quindi ad ararlo. Dopodiché vediamo di pulire quella mangiatoia, vediamo se riusciamo a farlo con sto coso. La mangiatoia. Allora, proviamo, prende. Oh, ma che è buggata? Ma se è buggato il cibo qua, ecco perché non pulisce. Ora si spiega tutto, ma il problema è serio, perché la mangiatoia me la dà comunque sporca? Più o meno sì. Abbastanza sporca. Vabbè, un momento, c'è una soluzione. A mali estremi, estremi rimedi. Di solito così si può pulire. Eh già, vedi? Almeno, meno male che c'è sta soluzione. Vediamo se si è sbuggato. No, eh. Non si è sbuggato, però. Però è una soluzione. Oh, la mangiatoia, per quanto mi riguarda, è pulita. Proviamo a mettere un po' il gioco veloce. Vediamo se mi segna che ho pulito oppure no sta mangiatoia. Allora, vediamo un po'. Facciamo arrivare alle ore 9. Bene, ore 9, mangiatoia pulita. Vabbè, oh, almeno di pulita è pulita. Sta bene. Oh, meglio di niente. Meno male che i metodi estremi sono funzionanti.
Allora, dunque, eravamo rimasti che qua sta facendo qualcosa. Qui abbiamo venduto, giusto? Andiamo mo a raccogliere ancora una volta l'orzo dal macchinario. Se non ricordo male, un po' di orzo l'avevo anche posato a casa. L'avevo credo messo da parte. Però vabbè, comunque non importa, venderlo tutto mo. Perché in pratica quello che conta è cominciare qui con sta paglia il prima possibile, perché sennò non mi sbrigo più con sta paglia. Che per fortuna la paglia vale un mucchio di soldi una volta che la trasforma in compost, eh. Allora, scarica. Cerco di evitare di scaricare troppo vicino ai bordi, perché sennò mi rischia pure quello di buggarsi poi. Perfetto. Allora, a sto punto carichiamo ancora. Ci siamo, carica. Mi serve un trattore decente, vabbè, anche questo per ora. Per poter portare il caricafieno nel terreno 5, che così cominciamo a raccogliere la paglia, il cassone quindi da carico mi serve. Non ce la fa sto trattore, però ce la fa a portarlo a destinazione. Quindi vediamo un po'. Vai Andrea, portamelo a destination. Famo una cosa, cominciamo a prendere la seminatrice che dobbiamo seminare. Mandiamo prima sto trattore nella stazione di servizio, così gli famo il pieno di carburante. Ah già, vero. Dovrò mettere una botte per riempire sta cisterna qua di carburante. Ma per ora non ho la botte. Quindi andiamo direttamente alla stazione di servizio a fare il pieno. Allora, pigliamo questo. E mandiamo alla stazione. Ah, selezioniamo già la vena. Selezioniamo la vena e vai Alessio. Poi, questo ha finito. E mo dove lo metto? Che faccio? Lascio qua, mando a casa, boh. Allora, chiudi qua dietro. Chiudi. Per ora tiriamolo solo fuori da qua. Per ora mettiamolo qua fuori e poi vediamo. Tanto lo devo portare a casa manualmente, che questo se blocca dappertutto, se no. Quindi per ora direi che lasciamolo parcheggiato qua. Con questo dobbiamo andare invece a vendere l'orzo. Poi c'è un operaio che si è bloccato come al suo solito. Qua c'è uno che, ahimè, si è andato a bloccare. E mica c'è passo mo io. Ah, c'è passo, c'è passo. Allora, vediamo di scaricare. Poi, questo dopo. Allora, ci abbiamo. Sto cavolo de coso qua, questa insegna maledetta. Ma forse pure sto trattore ce la può fa. Però è troppo lento, non mi conviene. Mi conviene fare. Oh porca miseria, guarda dove mi sono incastrato. Oh, ma pensate se me ne va una bene a me. Ora cerco di liberarlo. Una bella. Ecco, facciamo volare via i paletti tanto. Ok. Allora. Riesco a dargliela una spinta così mi fa entrare.
Va là. A posto. Allora, ma mi sa che sto trattore non va bene neanche per seminare, quindi meglio che lo mando a casa. Meglio che lo mandiamo a casa, è troppo scasso. Buono per fare qualcos'altro, magari, ma non questo. Allora, vai a casa. Ce l'ha fatta? Ok. Dunque, ecco. Cominciamo quindi, raga, a raccogliere la paglia che mi serve. Abbassa, accendi. E cominciamo subito la raccolta. Che qua ci facciamo un mucchio di compost che vale un mucchio di soldi. Tanto fretta non ce n'è, devo ancora finire di seminare il terreno 5. E per intanto però mi raccolgo sta bella paglietta. Giriamo ancora. Anche lui fa fatica, pensa un po', è che questo è il trattore più buono che ho e fa fatica pure lui. Vabbè, pensa un po' che cosa poteva fare quell'altro. Ci abbiamo quasi 100%, eh. Questo carica un bel po'. Ottantasette, ottantotto. Dai che siamo quasi arrivati al 100%. Bene, 56.005. Mandiamolo quindi in farm compost. Sti cavolo di cosi sono strette, oh, ste uscite. Vai. Vai Gabriele, ce l'ha fatta, no? Ok. Allora. Ma se esco di qua funziona? Yeah, risparmi un po' di tempo, guarda. Poco reale, ma funziona. In pratica, comunque, quel fienile lì lo tengo solo come punto per conservare la paglia se qui per dire non posso scaricarla. Perché magari qua per dire c'è quella da vendere e così via. Perché quando qua diventa compost non ci posso scaricare la paglia. Avanti, un altro bel carico è andato. Intanto qualcuno mi sa che si è bloccato. Eccolo qua, sti maledetti alberi che creano problemi assurdi. Va bene. Continuiamo a caricare quindi il compost. Ci mettiamo come era prima, che però aspetta, però aspetta perché qua però così non riesco a salire. Oh, così è tutto bello livellato. Allora, piano piano porto tutto a sto livello, poi spiano. Allora, quel povero pallet è lì, ma se gli do una spinta magari esce. Difatti. Così riesco a mettermi meglio qua. Vai di paglia. Perché
Perfetto, freno a mano per meraviglioso. L'avevo mandato alla stazione di servizio qui proprio per il carburante. Facciamo quindi il pieno. Perfetto, terreno 5, il carburante ce l'abbiamo. Intanto spacco tutti i pali della mappa io. Ne abbiamo veramente tanto. Scarichiamo qua. Cerchiamo di evitare nel possibile i bordi. A posto. Allora, vai Nicola. Questo ha fatto il pieno. Qua che roba. Ok. È bello pieno, eh. Ma dobbiamo continuare a scaricare qua. Il fienile non è che ha una grandissima capacità, quindi tutto quello che riesco a mettere qua dentro è perfetto. Non so quanto ce n'è qua dentro, 220.000 quasi. Mi sa che sono rimasto quasi impantanato. No, no, ci sono rimasto impantanato. Sono rimasto leggermente impantanato. Cerchiamo di spianare un po' camminando. Ok. Ale, mo c'è chiaramente da seminare. Famo una cosa, dovrò poi tornare qui con qualcuno per portare tutto a casa. Ma per ora... Per ora questo lo mettiamo qua. E prendiamo sta seminatrice che mo non avrà problemi a seminare. Allora, l'avena che mi serve per i cavalli. Ok, riprendiamo da qua allora. Questo già va molto meglio. Anche in salita, ovviamente. Vai, compa! Mettiamo la bella venuzza. Allora, il giro attorno al campo ormai è quasi fatto. Mo' metto l'operaio che fa avanti e indietro e dovrebbe bastare. Allora, scendiamo. Ok, un'altra bella scaricata. Sono 50.000 qui, oh, a botta. È parecchia roba, eh. Mi sto avvicinando anche al bordo però, parecchio. Ma è inevitabile, ovviamente. Diventa inevitabile avendo così tanto compost. Vai, Tommaso. Vabbè, qui di seminare sta seminando. Raga, noto che il tempo è volato via. E sapete bene che qua cosa da fare ce n'è sempre una tonnellata. Ma il tempo non perdona. Quindi mi fermo qui e spero che il gameplay vi sia piaciuto. Se avete qualche consiglio da darmi, ovviamente non esitate a farlo. Ci si becca presto, ragazzi. Ciao, alla prossima!